Con l'archivio storico oggi ricordiamo un fatto di cronaca avvenuto a Chiavari alla fine degli anni 90 di cui si parlò molto a quel tempo. Era infatti il 25 novembre del 1999 quando Silvano Moracchioli, 81 anni, un ufficiale di marina in pensione e la moglie Nicoletta Nicolella, 79, ex preside del liceo Marconi, vennero uccisi nella loro abitazione in Corso Dante, appunto a Chiavari. Le indagini degli inquirenti si indirizzarono subito negli ambienti familiari e alla fine vennero arrestati il nipote acquisito Simone Moracchioli e la sua fidanzata, la sua compagna Sonia Franceschi. Fu proprio la ragazza a confessare che il fatto che alla base del duplice omicidio c'era una questione di soldi. Simone aveva dei problemi, era un imprenditore, un piccolo imprenditore, aveva problemi con la sua azienda, aveva chiesto denaro prima ai genitori, poi ai nonni, senza ricevere niente, e allora aveva deciso per questo, per uccidere i nonni e in qualche modo trovare i soldi attraverso l'eredità. I due andarono insieme nella casa dei nonni. Quando aprì la porta la donna, Simone la colpì con una decina di coltellate, poi la stessa sorte toccò anche al marito. La pillola dell'archivio storico che vediamo si riferisce al 2001, cioè alla sentenza di primo grado con la quale Simone Moracchioli veniva condannato all'ergastolo. In realtà poi scontò in galera 20 anni di carcere. Ergastolo, Simone Fazio Moracchioli, il 22enne di Sestri Levante, che il 25 novembre del 99 ha ucciso i nonni adottivi nel loro appartamento di Corso Dante a Chiavari con oltre 30 coltellate, è stato condannato al carcere a vita nonostante il rito abbreviato concesso alla difesa. Non è stata accolta la nostra tesi dell'insussistenza dell'aggravante della premeditazione e con il mancato riconoscimento delle circostanze davanti generiche la pena erogabile era quella dell'ergastolo e così è stato purtroppo. Secondo il GIP, Simone ha premeditato il delitto dei nonni Silvano Moracchioli e Nicoletta Nicolella e soprattutto al momento di uccidere era capace di intendere volere, così come sostenuto dal PM Margherita Ravera che aveva chiesto l'ergastolo. In caso di reati puniti entrambi con l'ergastolo si applica l'isolamento diurno, in caso di rito abbreviato viene esclusa questa ulteriore prescrizione. Secondo lei Simone ha premeditato l'omicidio? E questo lo leggerete quando sarà depositata la sentenza. Diversa la posizione della difesa che ha già annunciato il ricorso in appello. Simone a mio avviso è una persona che all'epoca dei fatti non era capace di intendere volere. Questo i periti l'hanno escluso, il processo non finisce oggi, ci sono dei gradi d'appello, ci sarà eventualmente anche la Cassazione che deciderà su questa sentenza e vedremo. In aula c'erano anche i fratelli di una delle due vittime, la professoressa Nicolella, costituitisi parte civile e difesi dall'avvocato Massimo Boggio, si sono detti soddisfatti a metà della sentenza. Penso che non tutti i responsabili, che questo ragazzo sia soprattutto vittima di una certa educazione, non tutti i responsabili siano in galera. E con questo ho concluso. Questo, come dicevamo, era il servizio legato alla sentenza di primo grado. Ovviamente nell'archivio storico potete trovare molti altri servizi che hanno seguito la storia appunto di questo duplice omicidio. Come sempre potete andare nell'archivio storico cliccando sul banner che trovate su primocanale.it e sulla nostra applicazione.